possiamo fare per dare una mano a queste persone, e questo te lo direi tu. A te la parola. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie. Vedere così tanta gente il 16 d'agosto è da una forza incredibile, quindi ho scelto la maglietta oggi passando da casa, non per caso come faccio di solito, ed è il nome di quella splendida città che è Genova nel dialetto genovese, Zena, perché che arrivino nelle case dei genovesi l'affetto della gente di Pontida e l'affetto di 60 milioni di italiani, perché non si può morire in quella maniera lì. E vi do la mia parola che andremo fino in fondo, perché quelli che hanno guadagnato miliardi di euro e non hanno fatto quello che dovevano fare la paghino fino all'ultimo. Non dovrà rimanere l'ennesima strage impunita, perché in Italia siamo abituati a questo, stragi su stragi su stragi, e dopo 10, 20, 30 anni di processi non si capisce mai chi ha fatto che cosa. Qua c'è una società privata che ha avuto l'anno scorso un utile di più di 1 miliardo di euro, e chi guadagna 1 miliardo di euro non può far crollare i viadotti sulle autostrade. Quindi vi assicuro che andremo fino in fondo. Certo, questo non riporta in vita nessuno. Stamattina io sono andato all'ospedale San Martino di Genova e sono andato a incontrare un ragazzo di 29 anni che potrebbe essere un ragazzo di 29 anni che è sotto questo tendone stasera, che l'altro ieri stava lavorando su un furgoncino, se non ricordo male, Mondo Convenienza, con un suo collega, e a un certo punto la strada ha ceduto, il suo collega è morto e lui è rimasto per 4 ore nel furgoncino appeso a 20 metri d'altezza, e dopo 4 ore un angelo vestito da vigile del fuoco l'ha salvato e l'ha riportato coi piedi per terra. E Gianluca diventerà papà fra un mese, e quindi questo avevo già deciso prima della tragedia di Genova, avevo già deciso prima da ministro dell'interno, però i ragazzi che ho incontrato in queste ore mi dicono che la decisione è stata giusta. Ho detto: aprite i cassetti, perché i soldi bisogna assolutamente trovarli. Entro un anno bisogna assumere 1500 pompieri nuovi, 1500 vigili del fuoco, e aiutarli ad avere stipendi e mezzi più adeguati, perché non bastano i complimenti e le tacche sulle spalle, ma occorrono uomini e mezzi. 1500 vigili del fuoco, 1500 poliziotti. Questo deve fare il ministro dell'interno, rispondere coi fatti alle chiacchiere di quelli che anche in questi momenti riescono solo a sparare sciocchezze, però ci sono ormai abituato, non rispondo neanche più. Oggi pomeriggio hanno trovato una bomba davanti alla sede della Lega di Treviso, pensate te come siamo ridotti. L'hanno messa, poi l'hanno rivendicata agli anarchici, che hanno dichiarato guerra allo Stato, guerra alla Lega, guerra ai lavoratori, guerra agli imprenditori. Questi hanno dichiarato guerra al loro cervello e devono essere prima curati e poi arrestati. Perché vabbè, ma vi posso dire, e posso dire a questi signori, che se pensano di spaventarci o di fermare la Lega e il governo con le loro bombe, hanno trovato la persona sbagliata e hanno sbagliato a capire, perché noi andiamo avanti ancora più determinati di prima. Quindi
ne possono fare a meno, anche perché ci sono tante cose da fare, ripeto, queste ore ovviamente quando tu vedi, perché un conto è vedere le immagini in televisione, però quando sono andato nel torrente genovese e guardi in alto, guardi 100 metri sopra e ti rendi conto di che cosa può succedere, non per fatalità, ma per cattiveria e incapacità e avidità dell'uomo, e ti rendi conto che c'è tanto da fare. Quindi abbiamo cominciato a chiedere di controllare tutte le migliaia di ponti, di gallerie, di ferrovie, di segnalazioni, di rischi che ci sono in tutta Italia. Mi permetto, senza spirito polemico, di farmi una domanda: ma chi è stato al governo negli anni precedenti, che cosa ha controllato? Dov'era? Cosa faceva? Però, vabbè, adesso tocca a noi, e io devo dire che in questi due mesi sono contento di quello che siamo riusciti a fare. Io ieri l'altro ero in Sicilia, prima ero a Roma nella centrale operativa dei Vigili del Fuoco a seguire gli eventi di Genova, poi sono stato in Sicilia perché sono andato a trovare 27 dipendenti di un'azienda di autotrasporti che è stata sequestrata a un mafioso ed è stata restituita ai lavoratori e allo Stato, perché io voglio paese per paese dimostrare che l'Italia è meglio della mafia, della camorra e dell'andrangheta, che certi vermi santificano. Dopo la Sicilia sono stato a passare il Ferragosto in Calabria, nel cuore dell'Aspromonte, a San Luca, per dare una speranza anche a quei ragazzi che possano rimanere nella loro terra senza dover scappare in Lombardia o nel resto del mondo per trovare un futuro, per farsi curare. E ho trovato gente che ha voglia, e quindi probabilmente spetta a noi fare quello che non hanno fatto gli altri. Ovviamente dare risposte concrete ai lombardi che hanno votato il referendum per l'autonomia, e andremo fino in fondo perché è un sacrosanto diritto. Perché è un sacrosanto diritto gestire vicino i soldi che vengono pagati dalle proprie tasse. È un diritto non sprecare, non regalare, però è anche un diritto poter rimanere nella propria terra, cercare un futuro, cercare un lavoro. E io sono convinto che riuscirà la Lega a fare per tanta gente del sud quello che non hanno fatto gli altri chiacchieroni nei 50 anni precedenti, unendo la gente che ha voglia di lavorare da Pontina all'Aspromonte. E io ne sono convinto. Certo, poi prendi l'aereo e vai a Genova, vedi quello che vedi. Oggi sì, ho parlato con questo Gianluca che diventerà papà di Pietro fra un mese ed è figlio di un miracolo, perché veramente è qui. Però poi ho incontrato anche i genitori, le mogli e i figli, qualcuno che non ha avuto la stessa fortuna. Mi ricordo, e me la porto dietro, la vedova di una persona che stava per andare in pensione perché aveva 40 anni di contributi e lavorava per alcuni mesi nell'azienda dell'Altezza Urbana di Genova, per arrivare alla fine dei contributi per poter permettersi di andare in pensione, e la pensione non la vedrà mai. Quindi io ho detto a quella signora con due figli adottivi, pensate voi, che sono rimasti orfani due volte nella vita, dei genitori precedenti e di questo papà involontariamente, che faremo tutto il possibile perché questi ragazzi abbiano tutto l'affetto, tutta la possibilità e tutte le opportunità che purtroppo sono stati loro tolti. E però quando senti certe cose ti rendi conto che in Italia esistono diritti ma esistono anche doveri, ed è finalmente giunto il momento che chi sbaglia paghi, chi sbaglia deve pagare, perché non è... nel nome di quei bimbi, nel nome di quelle vedove, nel nome di quei figli. E poi mi rendo conto del fatto che dobbiamo, e ci stiamo già lavorando, seppure siamo lì solo da due mesi, mantenere l'impegno sacro che ho e che abbiamo preso con milioni di italiani
di smontare pezzetto per pezzetto quell'infamia che è la legge Fornero, che sta rovinando la vita a milioni di italiani, rovinando e rubando anni di vita a milioni di italiani. Non puoi crepare sul posto di lavoro perché una legge ha deciso che devi arrivare a 67 anni prima di andare in pensione con la schiena spezzata dalla fatica, perché magari lavori come operatore in una casa di riposo a sollevare anziani e disabili dalla mattina alla sera, o fai la maestra con 35 bambini in classe, o il muratore, o il poliziotto, o il camionista. È giusto andare in pensione per lasciare quei posti di lavoro ai giovani che altrimenti devono scappare dall'altra parte del mondo, e lo faremo. E se ci dicono che non si può fare, ce ne freghiamo e lo faremo lo stesso. Su questo non dovete avere dubbi. Certo, non abbiamo su questo palco bacchette magiche, non lo facciamo in 15 giorni, però pezzetto per pezzetto restituiamo normalità a questo paese, quindi smontando la legge Fornero, riducendo le tasse che sono arrivate a un livello inammissibile per gli italiani, partendo dai piccolini. E questa è una terra che sa di che cosa stiamo parlando, quelli ignorati dai governi della sinistra precedenti che pensavano solo alle grandi aziende, alle multinazionali. Noi partiamo al contrario, non dalle grandi aziende per ridurre le tasse, ma dai piccolini, dalle partite IVA, dagli artigiani, dai piccoli imprenditori, dai commercianti, dai professionisti, da chi non ce la fa. E poi tutto e subito non saremo in grado di farlo, però segnali, pezzetto per pezzetto, come quando si va in montagna. Chi va in montagna e parte di corsa non arriverà mai al rifugio. Quando parti in montagna, ti metti lo zaino in spalla, ti metti la borraccia, passo dopo passo, e non ti devi mai guardare alle spalle, devi guardare solo avanti. Ed è il rumorino del PD alle spalle, devi fregartene, e devi lasciarmi chiacchierare i Renzi, i Martina, i Del Rio, i Gentiloni. Sono rumori alle spalle, sono rumori lontani. Quindi sono, no, stavo dicendo, sono come i cerbiatti, ma sono meglio i cerbiatti. Quindi sono lontani, non si sentono. Io ormai non rispondo, ogni giorno ci sono almeno una decina di parlamentari del Partito Democratico che hanno come unico obiettivo della loro giornata insultarmi, attaccarmi, denunciarmi. Sì, ma figurati, non mi toccano. Ho calcolato che nei primi 2 mesi di governo mi sono beccato circa 50 denunce. 50: razzista, fascista, egoista, assassino, delinquente. E mi hanno denunciato i Rom, mi hanno denunciato gli antifascisti, mi hanno tutto il mondo, mancano i marziani, i venusiani. E io le prendo come medagliette, nel senso che non ho, proprio non mi sfiora il problema, non mi sfiora il problema, perché penso che con tutti i nostri difetti qualcosa di buono lo stiamo facendo. Siamo al governo da 2 mesi e mezzo, paragonandolo agli stessi 2 mesi e mezzo dell'anno passato, e vi invito a tornare ai telegiornali dell'anno passato di questo periodo, a luglio e agosto. Se guardate il TG, il TG1, il TG2, il TG5, Barconi, arrivi, non si può fare niente, 1000, 2000, 5000, dal 1 gennaio dell'anno scorso al 16 agosto ne erano già sbarcati in Italia quasi 100.000, quest'anno sono meno di 20.000, quindi vuol dire 80.000 in meno, 80.000 in meno vuol dire meno costi, vuol dire meno problemi, vuol dire meno perdita di tempo, vuol dire che si poteva fare qualcosa. Evidentemente bastava tirar fuori un pochino di energia,
poi ogni giorno ce n'è una, perché poi dicono che bisogna coinvolgere tutta l'Europa, e bisogna accogliere. Sto seguendo in queste ore l'ennesimo barcone, ce ne sono 180, partito dalla Libia, passa davanti a Malta, paese membro dell'Unione Europea come noi, con gli stessi nostri diritti e doveri. C'è la nave di Malta che arriva lì di fianco, Malta dice ci pensiamo noi, poi che cosa succede? Malta si distrae un attimino e invita il barcone ad andare verso l'Italia. E allora, e poi cosa succede però? Che c'è una nave, ahimè, italiana, che quando questo barcone è ancora in acque maltesi, senza neanche aspettare che il barcone arrivi in acque italiane, li fa salire a bordo. E dico, ma scusa, i maltesi ci prendono in giro, dicono ci pensiamo noi e poi li mandano verso di noi, e la nostra nave, invece di stare nelle nostre acque, va nelle acque maltesi a pigliarne a bordo 180. Allora io gli dico, chiamate Malta e gli dite, questi tornano da voi. Bravo. Bravo. Ma io c'ho da litigare tutti i giorni, perché questi ovviamente mi dicono no. E allora io poi ogni tanto devo guardarmi, non come quando si va in montagna, non solo davanti, ma devo guardarmi anche di dietro, perché c'è qualcuno che non sempre rispetta quelle che sono le indicazioni e si fa trascinare da altre emozioni ed esigenze. Io il principio che mi guida è quello della bontà. È per questo che io mi imbestialisco quando ci accusano come Lega di essere cattivi. Perché se noi finalmente dimostreremo agli scafisti che in Italia non arriva più nessuno, la gente smette di partire e di morire in mezzo al mar Mediterraneo. I bambini la smettono di affogare. Finché invece li facciamo arrivare, questi partono e questi muoiono. Chi è che si sta ribellando, chi è che si sta innervosendo? Quelli che fino all'anno scorso guadagnavano 5 miliardi di euro grazie all'accoglienza di questa gente. E iniziamo a tagliargli le unghie, e ormai è quasi pronto al 90% il decreto sicurezza a cui stiamo lavorando da un mese, che portiamo in Consiglio dei Ministri alla ripresa dei lavori tra fine agosto e inizio settembre. Non più 35 euro per ciascuno di questi presunti profughi, ma la metà, perché si può fare accoglienza anche senza spendere e spandere, e i soldi che risparmiamo li investiamo in sicurezza per i cittadini italiani e per gli immigrati regolari e per bene che ci sono in Italia, che sono tanti, che pagano le tasse e portano rispetto. Quando dico portano rispetto, dico che non è che entrino in comune o a scuola iniziando a dire tira via il crocifisso perché non mi piace, perché se già cominci così puoi tornare a casa tua e fare quello che ti piace fare, perché non è che stiamo aspettando te in Italia per farci spiegare come si vive da queste parti. Quindi, sulla lotta alla mafia, stiamo, le forze dell'ordine, che sono in Italia eccezionali, stanno sequestrando e confiscando migliaia e migliaia di beni, di ville, di negozi, di macchine, di moto, di barche e di conti correnti, e abbiamo appena approvato il fatto che all'Agenzia dei Beni Confiscati alle Mafie lavorerà il triplo della gente che ci lavora oggi, perché quelli che fanno l'antimafia delle chiacchiere noi li batteremo facendo l'antimafia coi fatti, perché la mafia la combatti non coi film e non con qualche chiacchierata su Repubblica mandandogli a sequestrare le ville, le moto, le macchine, le aziende, i trattori e tutto quello che gli serve. E ogni riferimento a un tizio che è stato condannato perché ha copiato quello che hanno scritto altri è puramente casuale, evidentemente. E quindi diciamo che in questi due mesi qualcosina l'abbiamo fatto, non solo sui temi della sicurezza,
Sono contento del lavoro che hanno cominciato a fare anche altri ministri della Lega. Penso al ministro dell'Agricoltura, che è già andato più di una volta a Bruxelles a far capire che è cambiata la musica, perché noi difenderemo l'agricoltura italiana con le unghie e con i denti, il nostro latte, la nostra carne, il nostro grano, il nostro riso, la nostra frutta e la nostra verdura. Basta ministri complici che hanno svenduto l'agricoltura italiana nel nome di non si sa che cos'altro. Ma d'altronde, se c'è gente che firmava le concessioni autostradali dove i controlli se li facevano da soli, voi capite che c'è qualcosa da rimettere a posto in questo paese, cioè sono tante cose da risistemare. Parlavo ieri a Genova, abbiamo fatto consiglio dei ministri col ministro della pubblica istruzione, col ministro della scuola, che sta trovando nei cassetti tanti progetti mai portati avanti e diversi miliardi di euro, perché quando riapriranno le scuole dei nostri figli vorrei che finalmente i genitori fossero tranquilli quando lasciano nelle mani delle maestre e dei maestri i loro bambini, che non possono andare a scuola pregando Dio che non crolli un pezzo di soffitto. E mi ricordo le promesse di qualche fenomeno che c'era prima di me, di cui non ricordo il nome e neanche il cognome, che aveva detto ai sindaci: mandatemi i nomi delle scuole che le riparo io, che capensi mi. Sparito. Le scuole sono ancora lì, e che là le sparì, le andà a giocare al tennis in giro, che gioca a tennis e compra ville. Chiamalo scemo. Noi siamo qua il 16 agosto, altri, però non lo invidio. Non lo invidio perché ha perso la cosa più importante. Uno può avere i soldi, ma ha perso la cosa più importante, il rispetto e la fiducia degli italiani. Che non cambierei con nessuna villa al mondo e con nessuna macchina al mondo. Il rispetto e la fiducia della gente, questo me le tengo ben stretto. Poi, no, bravo, stiamo facendo robe normali. Guardate che non è che io sia entrato al Ministero dell'Interno con delle idee geniali, siamo entrati con le idee chiare e la voglia di fare cose normali, fare cose... Questo è uno dei complimenti più belli che mi ha fatto ieri un vigile del fuoco, che era col casco sul torrente genovese a scavare, e mi ha preso un attimo da parte. Sono quelle cose che ti danno una forza per andare avanti per un anno, per 10 anni. Mi ha detto: Salvini, grazie, perché al di là degli stipendi, al di là delle leggi, mi ha ridato l'orgoglio di fare il mio mestiere, di indossare la mia divisa. E io con questo vado avanti un anno vado avanti. Non mi servono i sondaggi, vado avanti con questo per un anno. Certo, lo dico sottovoce, io ai sondaggi non ho mai creduto e non credo, però leggere che dopo tutti gli sforzi, tutta la fatica, tutti gli attacchi, tutte le polemiche, tutte le minacce, tutti i sequestri, sono arrivati a sequestrare i soldi dei conti correnti delle sedi di Bergamo, che non erano frutto di chissà quale intrallazzo, ma arrivavano dalle patatine fritte, dalle salamelle cotte su quelle griglie e cotte in quell'olio da dei volontari. Hanno portato via anche quello e noi siamo ripartiti. E nonostante tutto questo, leggere che in questo momento la Lega è incredibilmente il primo partito italiano è qualcosa che... è qualcosa che dà gioia e responsabilità, perché non possiamo sbagliare quasi niente, non dico non possiamo sbagliare niente, perché direi una fesseria. È morto male 2018 anni fa uno che non sbagliava niente e non gli hanno riservato un gran noi vedremo di sbagliare il meno possibile, vi chiedo pazienza, metto le mani avanti perché so che faremo degli errori, vi chiedo di tornare a casa stasera col cuore pieno,
con voglia, energia e entusiasmo, ma sappiate che magari se non è agosto è settembre, se non è settembre è ottobre o magari è novembre, sbaglierò qualcosa, sbaglieremo qualcosa, però vedremo di sbagliare il meno possibile. Questo impegno mi prendo con voi, vedremo di sbagliare il meno possibile e quando sbaglieremo lo faremo in buona fede, non sbaglieremo perché qualcuno ci paga per sbagliare, come magari ha fatto qualcun altro, no, però penso che andremo fino in fondo. L'importante è cominciare. Andremo fino in fondo anche perché adesso abbiamo la responsabilità di governare tanti comuni, ma non solo la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Molise, la Sicilia. L'anno prossimo vi chiedo una cortesia, l'anno prossimo tocca a Bergamo però, non è che possiamo aver mandato via il PD dappertutto e tenercelo a Bergamo. Anche perché è giusto che un uomo importante, effervescente e frizzante come Gori non sia costretto a fare solo il sindaco di Bergamo, ma possa girare il mondo per guardare quanto è bello il mondo. Quindi sceglietene qualcun altro che abbia l'onore e l'onere di fare il sindaco in quelle splendide mura. E c'è tanto da fare. Ne manca una, aspetta. Razzista, fascista, manca nazista, il trio delle cazzate. Razzista, fascista e nazista. Non sei aggiornata perché non sei una brava militante di sinistra. Se ti fermi solo a razzista e fascista, senza dire populista, nazista, assassino, delinquente, non mi dai la soddisfazione. Fate un applauso a questa ragazza. Offro io una birra per la ragazza, perché noi trattiamo bene chi non la pensa come noi, e ti mando un bacione. No, che magari ascoltando quello che diciamo cambia idea, no. Perdonatemi, no. C'è una marea di ragazzi e ragazzi per bene che anche a 14-15 anni ha le idee chiare. Però io sono convinto, e questa è una cosa che mi porto dietro da quando sentivo i miei nonni che mi raccontavano come erano cresciuti. Io sono convinto che per crescere ancora meglio, per imparare a rispettarsi reciprocamente, a convivere reciprocamente e a donare un po' di tempo al prossimo, tornare a fare qualche mese in servizio militare, servizio civile, potrebbe essere utile. Però io adesso chiedo, scusate, chiedo una cosa a voi, scusate, non mi interessa come la pensate, non voglio che usiate più mezza parola e mezza energia per quella ragazza che ha il diritto di stare qua ad ascoltare. Punto. Basta. Tu, lascia perdere. Non mi interessa. Dai. Se non ascolti lei, ascolti me, cortesemente. Ci siamo capiti? È meglio essere qua, dai, invece di stare a ribadirsi anche alla televisione, così magari qualcosa ti rimane. Anche perché i comizi della Lega sono belli perché sono così. Io adoro il confronto. Ti do solo un suggerimento. Io adoro una critica. Quando è... Ragazzi! Se vuoi una mosca me ne vado. Facciamo così.
Mi sono dimenticato di fare una cosa importante perché giustamente sono partito e voglio chiudere con Genova, però a proposito di gente che ci mette l'anima, vi posso chiedere di fare un applauso non a me, ma a ragazzi e ragazze che si sono presi una settimana di ferie non per andare in Costa Azzurra, ma per stare in cucina, a montare, a smontare, a pulire, a lavare, a cucinare. Grazie, grazie di cuore. Nel PD ormai hanno bisogno dei richiedenti asilo per fare le feste, a noi bastano gli italiani per fare la festa. Non è... Poi volevo dire una cosa, e avevo pensato una cosa salendo su questo palco, avevo pensato di chiedere al sindaco e al segretario di sezione che una parte dell'incasso di questa serata fosse destinata anche simbolicamente a Genova, però poi ho pensato una cosa, sarebbe giusto, e magari sarà giusto, se la segretaria vorrà e il sindaco vorrà, che una parte di quello che la vostra fatica ha portato in cassa stasera possa essere un simbolo di ripartenza e di orgoglio per Genova. Però per troppo tempo la politica e i governi sono campati sul volontariato e la generosità degli italiani perché non erano capaci di fare il loro lavoro. Quindi se vorrete donare qualcosa sarete liberi di farlo, ma è lo Stato che deve dimostrare di spendere i soldi delle tasse degli italiani in maniera degna, e i genovesi dovranno avere lo Stato vicino non per qualche settimana ma per i prossimi anni. E anzi invito tutti voi, se avrete una giornata libera in questo agosto, in questo settembre, di venire in quella splendida città, di venire a vedere la città vecchia, di venire a visitare l'acquario, perché Genova non è una città in ginocchio ma merita l'affetto di 60 milioni di italiani. Quindi vi invito a nome del sindaco di Genova, veniteci in treno, veniteci in bici, veniteci a piedi, che la Genova vi aspetta, e non aspetta elemosina ma aspetta solo giustizia, non aspetta carità ma aspetta solo giustizia, e questo vedremo di darglielo, se servirà cancellando tutti i contratti con quelle aziende che si sono arricchite senza rispettare i doveri di sicurezza che erano previsti in quei contratti. A differenza di qualcuno che c'era prima di noi, noi non abbiamo debiti con nessuno e non dobbiamo dire grazie a nessuno, perché non siamo stati aiutati da nessuno, se non dagli italiani. Ed è bello essere liberi, eh? È bello essere liberi, non dover dipendere da quel banchiere, da quel finanziere, da quel giornalista, da quelli che di solito firmano gli appelli contro di me, contro la Lega, ormai li riconosci lontano miglio e li vedi. Alcuni li ho scoperti quest'estate e si sono offesi perché non li conoscevo, e perdonatemi la lacuna, non conoscevo artisti del calibro di Muguruza, Jamie Tights, non so, c'è sto Jamie Tights che è inferocito e quindi è qualunque cosa gli dica, lui fascista, cioè riflesso condizionato, si alza la mattina fascista, così, ma a me fa quasi tenerezza. Però mi è spiaciuto per la Mannoia, che a me piaceva come cantante, però farò a meno di ascoltarla. Se non ascolto Jamie Tights e la Mannoia, mi accontenterò di Vasco, Battisti e De André, cosa mi fai? Mi dovrò accontentare di questi artistini, che cosa vuoi che siano a confronto di Fedez e J-Ax? Battisti, Vasco, De André, ma cosa vuoi che sia? Vabbè, sui gusti musicali non dico niente, di calcio non parlo perché...
però è un mondo così lontano dalla vita reale che spero che dia un segnale di rispetto, visto che sabato c'è lutto nazionale, che il campionato italiano di calcio almeno sabato e domenica si prenda due giorni di vacanza per lasciare che almeno vengano almeno abbiano degna sepoltura le persone che sono morte. E torno da lì, torno da dove sono partito, quindi in bocca al lupo a voi e ce la metteremo tutta. Devo dire che noi abbiamo giurato come ministri il 1° giugno. Vi ricorderete che c'è stato un mese di maggio molto complicato, governo sì, governo no, governo forse, vai da Mattarella, torna giù, torna su, questo va bene, questo non va bene. E io ogni tanto ripenso a quella notte in cui dovevo decidere se partire col governo o se far saltare tutto. E probabilmente egoisticamente il segretario di partito avrebbe avuto convenienza a dire no, salta tutto, gli italiani aspettano altri 3 o 4 mesi e torneremo a nuove elezioni a ottobre, a novembre, e nel frattempo c'è un governo tecnico. Però devo dire che sono felice della scelta che ho fatto e che abbiamo fatto, e la rifarei oggi come l'ho fatta allora, perché mi domando se al posto di un governo politico come il nostro ci fosse il governo dei professori, che cosa sarebbe successo a giugno, a luglio, ad agosto, sui temi sicurezza, sui temi immigrazione, sul tema tasse, sul tema pensioni, sul tema lavoro. Quindi sono contento di aver accettato una scommessa rischiosa, perché se fossimo tornati a votare la Lega avrebbe preso il doppio dei parlamentari. Però l'Italia non si poteva permettere di perdere 4, 5, 6 mesi, perché ci sono troppe aziende che chiudono giorno dopo giorno, ci sono troppi giovani che scappano, ci sono troppe partite IVA che stanno chiudendo perché costa più pagare le tasse che andare a lavorare. Senza far miracoli, però vi do il mio impegno che la manovra economica del prossimo autunno sarà una manovra economica che prima ancora che guardare ai vincoli, ai numeretti, alle regole imposte da Bruxelles, guarderà al diritto al lavoro e al diritto alla vita dei cittadini italiani. E faremo tutto quello che saremo in grado di fare. Se a Bruxelles andrà bene, bene, se a Bruxelles andrà male, bene lo stesso. Non è questo. E devo dire che ho trovato comunque, perché quello che è giusto, i meriti non sono mai di un singolo, ho trovato negli alleati di governo e in Luigi Di Maio una persona seria, onesta e con le idee chiare, e con la voglia di fare. Poi è chiaro che su alcuni temi la vediamo in maniera diversa. Però quello che è giusto, e quello che c'è scritto nel contratto di governo vedremo di portarlo avanti lettera per lettera. Abbiamo culture diverse, siamo movimenti politici diversi, però se ripenso a quando eravamo al governo in passato con gli alleati di centrodestra, anche lì non è che fossero tutte rose e fiori. E quindi... però guardiamo al futuro, non guardiamo al passato. Devo dire che dal punto di vista dell'amministrazione Regione Lombardia è un orgoglio a livello nazionale, a livello internazionale. Anche quest'anno, non chiacchiere, 15.000 famiglie avranno l'asilo nido gratis grazie ai contributi di Regione Lombardia, migliaia di mamme e papà separati e divorziati con i bimbi a casa avranno 400 euro al mese di contributo grazie a Regione Lombardia. È la regione che spende di più e investe di più per aiutare i disabili gravi che altrimenti sarebbero abbandonati e dimenticati in un sottoscala, anche se questo mi piacerebbe fosse fatto in tutta Italia e non solo qua. Piano piano, un canta la Madonna, però va bene così. Ah già, me l'ho dimenticato. Che poi dicono che i leghisti bevono. Faccio peraltro gli auguri
Sì, dove sono? Facciamo gli auguri a Elena e ad Antonio che si sposano il 15 settembre e sono a festeggiare qua insieme a noi. Dove sono questi eroi, questi matti? Io di questo non ho titolo per parlare. Quasi sono intimiditi? Ci hanno ripensato? No, di già? No. Ringrazio anche le mamme e i papà che hanno portato i bimbi stasera sotto questo tendone, perché per me vedere i bimbi e le bimbe è la cosa più bella, perché c'è un futuro, c'è un sorriso, c'è speranza. Sono qua gli sposi, ma che belli sposi, guarda. Un applauso un po' più convinto, forza. Anche perché dopo ore di rabbia, di tristezza e di lacrime, che sia permesso qualche minuto di sorriso, perché dobbiamo guardare avanti, e quindi a Genova come in tutta Italia ci meritiamo di più, ci meritiamo di più, e quindi avete la mia parola che faremo il possibile per restituire il sorriso ai nostri figli e alle nostre figlie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, in bocca al lupo. E da Pontida e da Bergamo arrivi agli amici genovesi il nostro affetto, il nostro rispetto e il nostro abbraccio. Grazie a tutti di cuore. Mai mollare.